Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono appena rientrata dall'Eurospin. Ho fatto una piccola spesa, vi mostro subito che cosa ho comprato. Allora, in offerta c'era della linea Dolciando questi gelati, ce ne stanno credo tre, sì, sono Sybil Magnum, questi con le mandorle. Quindi questi li ho pagati meno di 2 euro. Quindi 1 euro erano 29, è proprio pochissimo, come penso, anche pochissimo, perché poi sono buoni, allora, li metto subito nel congelatore. Poi in offerta c'era l'uva, questa confezione di mezzo chilo di uva, il prezzo non me lo ricordo, ma adesso lo trovo subito lo scontrino. Eccolo qua, qua c'è lo scontrino, vediamo quando, perché la maggioranza delle cose che ho preso erano in offerta. Allora, vediamo se trovo l'uva. Uva, sì. 4% di sconto, era 2,29 euro mezzo chilo, ok. Poi ho preso una salsiccia di questa qua che c'era già in offerta speciale, la farò a forno con le patate, proprio in maniera classica. Quindi questa era al chilo 6,99 euro. Io l'ho pagata 2,68 euro perché ce ne sono 384 grammi. Questo è col peperoncino, mi piace col peperoncino. Poi ho preso questi croccantini a gusto formaggio. Piacciono solo a me, mio marito non gli piacciono quelli a formaggio, ma io ne vado matta e ogni tanto me li prendo. Questi sono costati 35 centesimi. Poi ho preso una confezione di grana padano DOP grattugiato, questo qua è buono, molto buono, 200 grammi, lo prendo sempre perché mi trovo bene. Poi in omaggio ho ricevuto questa birra qui, questa qui non l'ho mai presa, questa birra, doppio malto. Sarà buona, doppio malto, di solito è buona. Poi ho preso delle melanzane, ce ne stanno due melanzane di media misura, queste qua pure erano in offerta, 1 euro e qualcosa, adesso non mi ricordo, 1,90 euro forse, non mi ricordo, più o meno così. Poi dei pomodori questi qua allungati per farlo in insalata, io li condisco, di solito smetto, vabbè, sale, origano e ci metto l'aglio, mi piace quel sapore dell'aglio che dà, poi l'aglio lo tolgo, non lo mangio, ma il sapore che dà nell'insalata mi piace, in particolare proprio questa qua di pomodoro. Poi una mozzarella questa qui, questa confezione singola da 240 grammi, una di questa. Poi un iceberg. Eccolo qui, un iceberg buono, è molto buono, è molto croccante questo qua che hanno perlomeno qui all'Eurospin, è proprio croccante, lo taglio in maniera sottile, sottile, è buonissimo. Poi un po' di banane, con queste banane faccio diverse ricette, soprattutto per la colazione, frullo le banane insieme all'avena e mi faccio una buona colazione. Poi un po' come si chiamano? Pesche gialle, queste pesche gialle pure erano quelle in offerta, io ho preso queste. E poi un mango, anche queste erano in offerta, un mango ne ho preso uno perché li vendevano a pezzi, cioè ogni mango aveva un prezzo, ed era 1,29, quindi non al chilo ma a pezzo. E poi un mazzetto di prezzemolo che vado a mettere subito nel bicchiere con l'acqua, così mi dura fino a 15 giorni. E due peperoni che li metterò nell'insalata, in Italia in maniera sottile, li metterò nell'insalata iceberg, mi piacciono proprio mangiarli crudi, sono buoni. Poi c'era questa novità, non l'avevo mai vista, questo bevanda alle mandorle leggermente tostate, senza zuccheri, questa era proprio una novità, infatti c'era scritto proprio il cartello novità, e infatti è costata 99 centesimi proprio perché era sicuramente per questo motivo. Quindi questa è tutta la mia spesa, ho speso 20,30 euro. Prodotti terminati in questo periodo, così vado subito a gettarli. Allora, ho terminato questi proprio stamattina della linea Amo Essere Bio, i fiocchi d'avena che ho preso all'Eurospin. Con questi io faccio la mattina la colazione preparando il prune cake. Poi ho terminato questo qua, questa confezione per i panni della lavatrice per appunto non fare macchiare, quindi non mischiare i colori. Beh, quindi con quello mi sono trovato bene, l'unico originale. Poi ho terminato questa tinta per i capelli, colore numero 8, biondo chiaro, questa presa pure all'Eurospin.
Poi ho terminato questo gel piatti concentrato 500 ml di prodotto, tutto certificato. E, insomma, questo è un prodotto vegano, mi sono trovata molto bene, non irrita assolutamente le mani, anche se non la via, non utilizziamo i guanti. Questa invece è la scatoletta di un profumo che ora sarà, ci sarà all'interno di un profumo, adesso lo troviamo, vediamo un po'. Questo è un profumo da uomo. Questo invece è il detersivo per il bucato per la lavatrice per i colorati, anche questo è super concentrato, 750 ml di prodotto, ne basta proprio un tappino di questo ed è mi sono trovata benissimo, proprio pulisce bene ed è gradevole anche la profumazione pur essendo delicata. Poi della linea Splendor questa lacca, fissaggio forte, questa è ottima anche se è una lacca molto antica, diciamo che esiste da tantissimi anni, ma è buona. Poi questo shampoo, questo l'ha terminato mio marito, questo è per tutti i tipi di capelli, sempre della Mi. Questo qua, quindi qualsiasi tipo di capelli, 500 ml ed è un buonissimo prodotto questo shampoo, buono, molto buono. E poi che abbiamo? Qua abbiamo il sapone per le mani alla profumazione di pesca, anche questo è buonissimo, me lo vedete spesso. Perché è buono, poi un'altra busta cosa peschiamo, eccolo qua. Questo qui è uno spray per i capelli alla cannabis, questo è proprio naturale ed è fantastico perché nutre i capelli e li rende super morbidi, eccezionale questo lo compro sempre. Poi invece tornando all'Eurospin ho preso proprio qualche giorno fa queste barrette con sesamo e quinoa, molto buoni questi qua, mi sono piaciute, molto buoni. Ecco qua il profumo, questo, vediamo qua a cosa corrisponde. Io ecco, l'ho scritto qua, Homme Sport Chanel, lui, quindi da uomo. Quindi eccolo qui, questo l'ha terminato mio marito, poi andiamo avanti. Questo è il dentifricio, questo era alla menta, profumazione delicata, comunque non è menta fortissima ed è buono. Questo è abbinato anche al colluttorio, è una buonissima abbinamento, diciamo, insieme funzionano bene. Poi vediamo cos'altro c'è. Ecco qua, abbiamo questa crema al mango, questa se non sbaglio per i piedi, sì, l'ho segnato qua dietro. Questa è per i piedi e i talloni, lascia super morbidi. Mi è piaciuta tantissimo questa è molto buona pure. Un'altra barretta, sempre presa all'Eurospin, questa è cocco e vaniglia, sono buonissime queste barrette. Poi cos'altro c'è in questa busta? Eccola qua, queste sono le salviette struccanti della Mi. Poi una crema contorno occhi anti-age con tettipite, questa è pure buona. E forse abbiamo finito. E vai, abbiamo finito. Ciao, spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi fa piacere, come sempre, lasciatemi tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!